Siamo con il maestro Gabriele Scardelletti, detentore di riconoscimenti musicali molto importanti, anche internazionali, ottenuti con l'organetto. Di quali riconoscimenti parliamo? Beh, l'ultimo è il calco della mano destra, al Museo Internazionale dei Grandi Fisarmonicisti. E siamo quindi oggi nella bellissima cornice che ci offre Isola del Gran Sasso per dare valore a questo strumento molto importante nella tradizione locale. Questo strumento è un'icona della nostra regione. Io dico sempre, noi in Abruzzo abbiamo il Gran Sasso, l'arrosticino e l'organetto. Sono questi i nostri simboli, icone, chiamiamole come vogliamo, ma sono le cose che ci rappresentano di più. Naturalmente io che suono, insegno l'organetto, compongo e faccio tutto quello che posso per trasmettere attraverso questo strumento le nostre tradizioni, i nostri valori che sono importantissimi, è normale che io tenga un pochino di più a questo, ma il nostro territorio per me è importante tutto quanto, come lo stesso popolo che ci vive su. Beh, Vuole ringraziare qualcuno per la partecipazione di oggi? vorrei ringraziare naturalmente le istituzioni, mi riferisco prima di tutto al sindaco Severino Serrani di Penna San Andrea, che come sempre è presente molto 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 sensibile a questo genere di cose. Lui addirittura si è fatto carico di tutte le istituzioni a Recuaro Terme, dove ho ricevuto io il calco e poi un mio ex allievo la Stella d'Oro. Lui si è fatto il carico di tutta la parte istituzionale, come si può dire, valorizzando benissimo, parlando benissimo del nostro territorio, delle nostre tradizioni, ma non solo quelle locali e regionali, ma di tutta l'Italia. Eravamo in un contesto internazionale dove c'erano musicisti da tutto il mondo e noi ne siamo voluti, siamo partiti contenti, siamo tornati orgogliosi tutti. Molto importante è stata anche la messa che c'è stata celebrata questa mattina al Santuario di San Gabriele. E certo, questa mattina per noi è stata una cosa importantissima perché io intanto mi chiamo Gabriele, quindi potete immaginare, non per qualcosa, ma sono veramente devoto, profondamente devoto, dentro e lo porto sempre con me. Ma non solo io, siamo tutti quanti che siamo vicini alla spiritualità, perché l'umanità, la spiritualità sono la stessa cosa, l'amicizia, i valori sono sempre un qualche cosa che si legano tra loro. E di conseguenza abbiamo voluto portare gli organetti a San Gabriele per la benedizione. Ci hanno pure fatto suonare, siamo contentissimi. Abbiamo suonato un brano di mia composizione, suonato e cantato, Confetti e Zafferani, che parla proprio dell'Abruzzo, in quanto è un inno all'Abruzzo. Siamo contentissimi di questo. C'era anche tanta gente, non so da dove arrivasse, ma è stato veramente bello. Ci hanno applaudito tutti, è stato meraviglioso. Grazie mille, maestro.